Suor Lucia, una monaca umile e devota, era nota in tutto il mondo per le sue visioni mistiche e le sue profezie. Aveva dedicato la sua vita al servizio di Dio e alla preghiera, e molti credevano che avesse ricevuto messaggi diretti dal cielo. La sua fama era cresciuta negli anni, e molti aspettavano con ansia ogni sua nuova rivelazione. Ma nulla avrebbe potuto preparare il mondo per la profezia shock che avrebbe rivelato poco dopo la morte di Papa Francesco. Prima di continuare il racconto, vi chiediamo una gentilezza, quella di mettere un like al video e di iscrivervi al canale. E non dimenticate di condividere il video con i vostri amici. Il mondo era in lutto per la perdita del pontefice, un uomo di grande bontà e saggezza, amato da tutti. E in mezzo a questo dolore, Suor Lucia ricevette un messaggio che scosse le fondamenta della sua fede e gettò una luce inquietante sul futuro dell'umanità. In una visione, le apparve la Madonna, avvolta in una luce brillante e soffusa. La sua espressione era seria, e i suoi occhi erano pieni di tristezza. «Mia cara Lucia», disse, «sono venuta a rivelarti una verità che deve essere conosciuta dal mondo intero. Dopo la morte di Papa Francesco, l'umanità si troverà ad un bivio cruciale. La fine del mondo, come lo conosciamo, è vicina». Suor Lucia ascoltò con il cuore in gola mentre la Madonna continuava a parlare. «Le forze del male stanno tramando nell'ombra, e se non vengono fermate, causeranno distruzione e desolazione su scala globale. Ma c'è ancora speranza. Se il mondo si unirà nella preghiera e nel pentimento, potremo scongiurare questo terribile destino». La visione svanì, e Suor Lucia rimase sola, con il peso di questa rivelazione sulle spalle. Sapeva che doveva condividere il messaggio con il mondo, ma temeva che non sarebbe stata creduta. Dopotutto, erano passati molti anni dalla sua ultima visione, e molti avevano iniziato a dubitare della sua autenticità. Ma sapeva che non poteva rimanere in silenzio. Così, con un senso di urgenza, iniziò a scrivere una lettera dettagliata in cui raccontava la sua visione e l'avvertimento della Madonna. Spedì la lettera a leader religiosi e politici di tutto il mondo, nella speranza che avrebbero ascoltato il suo messaggio e preso provvedimenti per prevenire la fine imminente. La lettera causò un tumulto in tutto il mondo. Molti erano scettici e rifiutarono di credere al suo messaggio, mentre altri erano terrorizzati e cercavano conforto nella preghiera. Chiese di tutto il mondo furono prese d'assalto da fedeli che cercavano redenzione e salvezza. Le settimane passarono, e l'umanità sembrò dividersi in due campi, coloro che credevano nella profezia di Suor Lucia e cercavano di cambiare il loro modo di vivere, e coloro che rifiutavano di credere e continuavano a vivere come se nulla fosse cambiato. Intanto, i leader religiosi e politici si riunirono in segreto per discutere sul da farsi. Alcuni erano convinti che il messaggio di Suor Lucia fosse autentico e urgente, mentre altri erano più scettici e chiedevano ulteriori prove. Dopo lunghe discussioni, fu deciso di organizzare una giornata mondiale di preghiera e pentimento, in un ultimo tentativo di scongiurare il destino che, secondo la profezia, ci attendeva. La giornata fu fissata, e persone di tutto il mondo si unirono nella preghiera. Chiese, moschee, templi e sinagoghe furono colmi di persone che pregavano per la salvezza dell'umanità. Anche coloro che non erano particolarmente religiosi si unirono nell'effort collettivo, nella speranza che, insieme, potessero fare la differenza. Mentre il sole tramontava su quella giornata speciale, molti si chiesero se le loro preghiere sarebbero state ascoltate. Avevano fatto tutto il possibile per cambiare il corso del destino, e ora tutto ciò che potevano fare era attendere. Nelle settimane e nei mesi successivi, il mondo sembrò trattenere il respiro, in attesa di un segno che indicasse se la profezia di Suor Lucia sarebbe stata avverata o meno. Ma, nonostante le paure di molti, la distruzione predetta non arrivò mai. Col passare del tempo, la tensione si allentò,
e molti iniziarono a credere che la profezia fosse stata solo un falso allarme. Ma altri sostenevano che era stata l'unione globale nella preghiera e nel pentimento a scongiurare la fine del mondo. Suor Lucia, nel frattempo, continuò a pregare e a servire Dio con tutta la sua anima. Non saprà mai con certezza se la sua visione era stata un avvertimento autentico o solo un'illusione, ma sapeva che, in fin dei conti, aveva fatto tutto il possibile per proteggere l'umanità dall'oscurità che minacciava di inghiottirla. E mentre il mondo continuava a girare, Suor Lucia rimase un simbolo di speranza e di fede in un'epoca di incertezza e di dubbio. Il suo messaggio di unità e di pentimento rimase vivo nel cuore di molti, un monito costante che, anche nei momenti più bui, c'è sempre una luce che può guidarci verso un futuro migliore. La reazione alla profezia di Suor Lucia non si limitò solo alle persone comuni, ma coinvolse anche diverse organizzazioni e governi di tutto il mondo. Alcuni paesi adottarono misure straordinarie, come l'incremento della sicurezza nazionale e l'implementazione di piani di emergenza, nel caso in cui la profezia si fosse avverata. Altri invece adottarono un approccio più spirituale, incoraggiando la popolazione a pregare e a riflettere sulle proprie azioni. Man mano che il tempo passava senza che si verificasse alcun evento catastrofico, crebbe un senso di sollievo, ma anche di confusione. Molti iniziarono a domandarsi se le azioni intraprese in risposta alla profezia avessero effettivamente contribuito a scongiurare la fine del mondo, o se, invece, l'avvertimento di Suor Lucia fosse stato semplicemente infondato. Le opinioni erano divise, e la discussione si fece sempre più accesa. Alcuni esperti sostennero che la reazione globale alla profezia aveva effettivamente contribuito a prevenire un disastro, sottolineando l'importanza della preghiera e della riflessione personale nel cambiare il corso degli eventi. Altri invece, più scettici, affermarono che la profezia era stata solo un'illusione, e che il mondo non era mai stato realmente in pericolo. In mezzo a tutto questo dibattito, Suor Lucia rimase un punto di riferimento per molti. Nonostante le critiche e i dubbi, continuò a sostenere che la sua visione era stata reale e che l'umanità doveva continuare a pregare e a rimanere vigilante. Non poteva sapere con certezza cosa avrebbe portato il futuro, ma era convinta che la fede e la preghiera sarebbero state fondamentali per affrontare le sfide che si sarebbero presentate. Anche se alcuni la criticavano, accusandola di aver causato un panico ingiustificato, molti altri erano grati per il suo coraggio e la sua dedizione. Le lettere di ringraziamento e di sostegno affluirono da tutto il mondo, e Suor Lucia si dedicò a rispondere a ciascuna di esse, offrendo parole di conforto e di incoraggiamento. Con il passare degli anni, la profezia di Suor Lucia divenne per molti un ricordo lontano, e il mondo tornò alla sua routine quotidiana. Tuttavia, l'impatto di quel periodo di incertezza e di riflessione ebbe un effetto duraturo su molti. Alcune persone scoprirono una nuova profondità nella loro fede, mentre altre iniziarono a interrogarsi sulle proprie convinzioni e sul senso della vita. Nel frattempo, la Chiesa Cattolica intraprese un percorso di rinnovamento e di riflessione, cercando di rispondere alle domande e alle sfide sollevate dalla profezia di Suor Lucia. Anche se non tutti erano d'accordo su come interpretare il messaggio della suora, molti concordavano sul fatto che era necessario un cambiamento e una rinnovata dedizione alla preghiera e al servizio degli altri. In tutto questo, Suor Lucia rimase un esempio di umiltà e di devozione. Non cercò mai la fama o il riconoscimento, e si dedicò fino all'ultimo giorno della sua vita a pregare per il mondo e a servire gli altri con amore e dedizione. Quando morì, all'età di 97 anni, fu ricordata come una donna di grande fede e di grande coraggio, che aveva dedicato la sua vita a cercare di portare luce in un mondo spesso oscuro e incerto. La sua eredità continua a vivere nelle persone che sono state toccate dalla sua storia e che cercano di seguire il suo esempio di amore e di servizio. E mentre il mondo continua a cambiare e ad evolversi, il messaggio di Suor Lucia rimane attuale e potente, che attraverso la preghiera,
il pentimento e l'amore per gli altri, possiamo sperare di costruire un futuro migliore per tutti. Grazie per aver seguito questo video, ci vediamo al prossimo.